Benvenuti su elettrocasa.it, oggi andiamo a presentarvi il nuovo Samsung Galaxy S4. Due i colori per ora disponibili, bianco e grigio, grigio che vado a mostrarvi con la nuova cover flip con finestra per visualizzare ora notifiche e rispondere direttamente alle chiamate senza avere bisogno di aprire lo sportellino. Sportellino intelligente che attiva subito il display. Partiamo subito dall'hardware. Processore Snapdragon 600 quad-core da 1 GHz e 9, 2 GB di RAM, la memoria del 16 GB espandibile con schedina microSD. Per ora solo disponibile la versione da 16 GB, a breve sarà sul mercato anche quella da 32 e da 64 GB, sempre espandibile. Connettività LTE fino a 100 MB al secondo. Tra i sensori presenti su questo telefono anche il barometro, il sensore di temperatura che però viene influenzato spesso dalla temperatura del telefono quando si utilizza molto, sensore di umidità, NFC, uscita video MHL tramite porta micro USB. Manca purtroppo la funzione radio. Display da 5 pollici Super AMOLED con risoluzione 1920x1080 pixel, ottima luminosità anche sotto la luce del sole, colori davvero molto vivi. Display, mi dimenticavo, che può essere utilizzato anche con guanti. Per quanto riguarda le nuove applicazioni introdotte da Samsung, ho trovato molto interessante la funzione S-Health, che permette di tenere sotto controllo gli alimenti assunti durante la giornata, compilando una scheda divisa tra colazione, pranzo, cena o altre calorie, la possibilità di avere un compagno di allenamento con varie attività fisiche, e il contapassi. Anche questo calcola distanza e calorie. Altra applicazione, secondo me, che molto interessante è la funzione Watch On, che permette di utilizzare il vostro telefono come un vero e proprio telecomando tramite il sensore IR posizionato sulla parte superiore del telefono. In più, ora purtroppo non sono connesso alla rete, dà anche la possibilità di andare a vedere tutto il palinsesto televisivo dei vostri canali preferiti. Andiamo a vedere la fotocamera da 13 megapixel f2, ottima la messa a fuoco, introdotte alcune funzionalità come la bellezza volto, lo scatto migliore, il volto migliore, l'audio scatta, lo scatto dinamico, le foto animate, colore ricco, il cancellino che permette di cancellare alcuni oggetti nella fotografia che non vi piacciono, le foto panoramiche, sportive, foto notturne, l'automatica che sceglie tutto da solo. Tre altre applicazioni introdotte da Samsung: S-Translator, che permette di tradurre testi in varie lingue e anche riprodurli vocalmente, il lettore ottico che permette di tradurre, di riconoscere il testo e di tradurlo tramite S-Translator, Group Play che permette di andare a condividere la vostra musica, le foto e i giochi con altri dispositivi con la stessa applicazione. Si possono creare album fotografici non solo visibili dalla S4 ma anche dai vari social network. Tra l'altro la possibilità di ordinare anche gli album stampati direttamente a casa. Tra gli altri sensori, nella schermata delle notifiche andiamo a visualizzare lo scorrimento intelligente che permette di far scorrere la pagina solo con l'inclinazione del telefono. Il sensore occhio, che anche questo permette di scorrere la pagina alzando o abbassando lo sguardo. Tra le tante funzionalità, anche la funzionalità modo alla guida l'ho trovata molto ben fatta,
permette di, tramite S-Voce, di utilizzare il vostro telefono senza avere il bisogno delle mani. Solo pronunciando ciao Galaxy, il telefono si attiva. Ora purtroppo non sono connesso alla rete, quindi non posso usufruire delle funzionalità. Per ora è tutto, da elettrocasa.it, alla prossima!